Siamo arrivati al questo è il parcheggio delle grotte di Castellana, molto grande, enorme proprio. Però dobbiamo aspettare perché noi siamo il turno delle 10. Non abbiamo parcheggiato laggiù. Le riprese non saranno tantissime perché è vietato fare foto e video. Da quello che ho letto dal sito, soltanto la prima grotta che troveremo potremo fare foto e video, dopodiché la guida ci vieterà qualsiasi cosa. Peccato, perché dicono che sono veramente belle, lunghe 3 km e dicono tra le più lunghe d'Italia, quindi addirittura superando pure Frassassi, che è forse la più celebre. Io nemmeno sapevo che esistevano prima ancora di venire qui ad Alberobello. Quando poi ho letto Grotte di Castellana, ce l'hanno consigliato anche tanti amici del posto, e ho letto dalle info che invece è una delle grotte uno dei siti più lunghi d'Italia addirittura. Adesso andiamo a vedere. E qui andiamo. Ecco l'ingresso alle grotte. Siamo in attesa del nostro turno delle 10. Ecco qua, questo è l'ingresso. Qua ci vidimeranno i biglietti che noi abbiamo già fatto online. Altra gente in attesa. Siamo in attesa della nostra guida. Sì. Non toccare. Signori, per quanto riguarda le foto, velocemente qui davanti si possono fare qui su. Chiodo perché sono di passaggio, solo per quello. Come lei che si è impegnata con le foto. Faccio fare sempre a chi guarda. Ma perché poi ma non è neanche pazienza. Ecco il nostro gruppo di persone, siamo un bel po'. Quindi 1,5 km in andata e 1,5 km al ritorno. Adesso però facciamo un salto di circa 90 milioni di anni fa. Quando nel sottosuolo vi scorreva una falda acquifera, un corso d'acqua, falda acquifera che si è formata per la presenza di fratture, di spaccature nella roccia, che di conseguenza hanno permesso quindi alle continue piogge di poter filtrare attraverso queste fratture e permettere così a tantissima acqua di entrare nel sottosuolo. L'acqua poi nel sottosuolo non ha fatto altro che scavare, modellare la roccia, quindi sciogliendo comunque questa roccia, roccia calcarea, quindi modellando ha creato praticamente varchi, corridoi e caverne. Quest'acqua però ha continuato sempre più a scavare in profondità e man mano che si abbassava sempre più di livello si sono verificati dei cedimenti, dei crolli, cioè il distaccamento di strati rocciosi dal soffitto e dalle pareti delle caverne. Praticamente basti avere un grattacielo, togliendo le fondamenta, il grattacielo cade, così è avvenuto all'interno delle grotte. In questa caverna, per esempio, è ceduto totalmente il soffitto e si è creato quel foro. Dopo questa fase, diciamo, costruttiva-distruttiva, si è avuta una fase che noi chiamiamo romanticamente di abbellimento, ma tecnicamente di concrezionamento, con la formazione di stalattiti e stalagmiti. Ora, sapete benissimo, le stalattiti sono quelle che vanno dall'alto verso il basso,
stalagmiti dal basso verso l'alto, la cui formazione però dipende molto dalla deposizione di carbonato di calcio da parte della gocciolina d'acqua. Il carbonato di calcio è un sale molto importante di questa roccia, roccia calcarea, quindi tutto avviene per stilicidio, per questo lento gocciolamento. Mediamente i tempi di crescita sono di un centimetro ogni 40-50 anni. E quando poi c'è l'unione tra stalattite e stalagmite, si formano delle colonne. Un esempio si può notare proprio qui davanti. Mentre invece la scoperta delle grotte risale al 23 gennaio del 1938, ad opera del professor Franco Anelli, mezzo busto che avete notato scendendo la scalinata. Lui era lodigiano, era lombardo, e la mattina del 23 gennaio quindi si calò grazie a quel foro con una scala di corda e in quella giornata esplorò angolo per angolo questa caverna, si poi in serata tornare in superficie e dare la bella notizia agli abitanti di Castellana di aver scoperto un nuovo mondo. Il giorno seguente fu organizzata una vera e propria spedizione, insieme a Franco Anelli vi discese un nostro concittadino, un amante della speleologia, Vito Matarrese, colui che nel dicembre del 1939 scoprì la famosa Grotta Bianca. Poi di questo ne parleremo però più avanti durante la passeggiata. Questa caverna invece è chiamata grave, che deriva da un termine greco, grava, grava, grande vuoto scavato dall'acqua. È alta 60 metri, lunga 100, larga 50. Per rendervi un po' l'idea, all'interno vi potrebbe entrare un campo da calcio proprio per le sue dimensioni. Infatti questa caverna risulta la più grande di tutte le caverne che andremo a visitare. All'interno poi di questa possiamo notare due tipi di colori che ci accompagneranno per tutta la passeggiata. Il verde, il colore predominante, è dovuto alla presenza dei raggi solari che ne permettono il processo di fotosintesi clorofilliana. Lo stesso verde però, ahimè, lo noterete anche all'interno delle caverne. Il tutto però in prossimità di lampade perché ne favoriscono questo processo a livello artificiale. Poi c'è anche la presenza del marroncino rossiccio, lo si può intravedere un po' sulla parete qui sulla mia destra, ma è una colorazione che ci accompagnerà per tutta la passeggiata, dovuta alla presenza di acidi umici e fulvici. Tutto ciò che avviene a livello del suolo, proprio di decadimento vegetale, viene comunque trasportato con l'acqua. L'acqua trasporta con sé anche minerali ferrosi. Non so se avete fatto caso, qui la terra è molto rossa, proprio perché c'è un'altissima concentrazione di questo minerale. E siamo ritornati al punto di partenza. È balza la pena. Praticamente però non è facilmente accessibile, anche perché andando più in basso c'è un tasso di carbonica molto elevato, di conseguenza si fa molta fatica a respirare. Certo. Allora, prendiamo l'ascensore. Area sosta dopo 3 km di grotta. Una scivolata. Vabbè, quella era in preventivo. Carina, questa è un'area picnic che sta fuori dalle grotte, con una bella pineta. E adesso ci mangiamo una puccia, che è un panino tipico, dicevo, un panino tipico del luogo, penso. Credo. Però c'è la nostra, mia forchetta, mia perché la forchetta si sa è romana. Vabbè, solo tu. E niente, quindi finiamo la giornata così.